Benvenuti in Come coltivare il basilico in casa d'inverno. Coltivare il basilico in casa è il desiderio di ogni casalinga. Siccome però le casalinghe si stanno estinguendo, voi avete il dovere morale di procrastinare questa insulsa italica tradizione. Se eseguirete alla lettera le istruzioni del nostro canale, e per nostro intendiamo plurali mai esistitis, siamo sicuri che il basilico ne sarà contento, e vorrà riprodursi, emettendo le radici. Ora, vi chiediamo un minuto di silenzio, durante il quale dovrete confrontare quello che voi emettete quando siete contenti e vi riproducete, con quello che invece emette il basilico quando è contento di riprodursi, e cioè, le radici. Aggrappatevi a questo pensiero, ogni volta che vi sentite avviliti, da quello che vi succede nella vita. Ma torniamo al basilico. Prendete il basilico che avete comprato al supermercato, e che fino a questo momento, stavate erroneamente segregando in frigorifero, e senza altre operazioni particolari, mettetelo a mollo nell'acqua, per 2 o 3 settimane. Dopo 5 minuti, toglietelo dall'acqua, ed inquadrate invece quello che ha fatto le radici, nelle 2 settimane precedenti. Quello che avete tolto, non farà le radici nemmeno dopo un mese nell'acqua, probabilmente perché ha il fiore. Ma chi siamo noi per dirlo? Noi abbiamo un solo modo di riprodurci, mentre il basilico può farlo mettendo le radici, oppure facendo il fiore. In entrambi i casi, come già accennato prima, ricordatevi che sull'argomento, siete molto più fortunati del basilico. Guardate come sono fiere, carnose, le radici del basilico, sembra che vogliano dire, guardate come siamo contenti di riprodurci. E guardate il basilico com'è bello, com'è contento, com'è eretto, adesso che si sta riproducendo. Prendete un cucchiaio che usate per mangiare, ed infilatelo nelle tame di vacca, quello maturato ormai 3 o 4 anni, e del quale trovate diversi video sul nostro canale. Perché è noto, che infilare i cucchiai che usate per mangiare, nelle tame, è la cosa più indicata in tutti i manuali di cucina, e di medicina messi insieme. Prendete poi il basilico con le radici, ed infilatelo giù per il buco, che contiene il letame. E non il buco, da dove esce il letame. Perché sebbene sarebbe un buco molto caldo, risulterebbe molto pericoloso, infilarci il basilico. Il basilico, in inverno, nella vostra casa, funzionerà a patto che rispettiate almeno 3 condizioni. Primo, deve essere davanti ad una finestra, o in un posto dove prende luce a sufficienza. Secondo, deve essere sopra ad un termosifone. Se il basilico in inverno non riceve la giusta quantità di calore, muore. Terzo, deve ricevere la giusta quantità di acqua, perché il basilico ama l'acqua. Solo con queste 3 condizioni, unite agli astri in cielo, che coincidono con il volere degli esseri superiori, e ai pollici verdi, riuscirete a fare il pesto almeno 3 volte, durante l'inverno. Il basilico è una pianta aromatica, curativa. C'è un detto inaspettato sul basilico, che di solito viene pronunciato dalle casalinghe, per far intendere che non gradirebbero un determinato uomo. Questo detto recita testuali parole, piuttosto mi ci pianto il basilico. E quindi, se mai vi capitasse di incontrare una casalinga con il basilico che esce proprio da lì, saprete che con lei non ci sarebbe alcuna speranza. La puntata è finita, andate in pace. Al prossimo appuntamento, con alcune perle della più nascosta e inaspettata sottocultura italiana, relativa alla coltivazione, alla cucina e al modo inaspettato di rapportarsi fra di sé, della popolazione locale. Sul canale di Stefano Ape Assassina. Iscrivetevi.